Oh, buongiorno a tutti. Abbiamo tante cose di cui discutere. Ieri ci eravamo lasciati con la mia idea che ribadivo in generale, che i giocatori importantissimi è giusto che partano per offerte indecenti, per offerte clamorose, non per offerte adeguate. E ieri dicevo che 60 milioni per Tonali secondo me era un'offerta adeguata, non clamorosa. 80 milioni perché mi sembra questo. Il volume dell'operazione mi sembra un'offerta tra l'adeguato e il clamoroso, non ancora quella clamorosa. Però evidentemente la situazione era arrivata a un punto di cottura tale che non poteva più essere evitata da nessuna delle parti in causa, perché sono tante le parti in causa in una vicenda del genere. Io parto però dal lato emotivo. Il mio titolo oggi è eloquente. È come la cessione di Kakà. Non sto facendo paragoni tecnici, non è un fatto tecnico. Intanto vi ricordo OneFootball. OneFootball è a vostra disposizione, l'app di OneFootball la trovate nella descrizione di questo video, c'è il link, scaricate l'app di OneFootball, l'app di OneFootball vi aspetta, è stata scaricata da tantissimi sportivi italiani, parliamo di milioni. L'app di OneFootball è totalmente gratuita. Perché cedere Tonali è come cedere Kakà? Perché per i tifosi del Milan, Tonali non è soltanto un giocatore, sarebbe banale definirlo così. Tonali è un simbolo, è il volto del milanismo, è l'incarnazione del milanista. E quindi, se parte Tonali, piangono i bambini e la cosa si fa seria. Vedete, ieri dopo le 19 mi ha chiamato Pupi Avati. Io lo chiamo maestro, grande regista. Eravamo stati in contatto negli anni scorsi per alcuni miei tentativi di intervista, abbiamo fatto tante chiacchierate telefoniche, ma l'intervista non è nata, però ieri mi ha chiamato. E quando ho visto Pupi Avati, chiamata WhatsApp, ho pensato che la cosa fosse seria. Buonasera maestro, buonasera Suma. Mio nipote mi ha chiamato piangendo, dicendo che è stato venduto Tonali. E allora gli ho prospettato la situazione che conoscevo fino a quel momento. E quindi questo è il tema. I bambini piangevano per Kakà e i tifosi del Milan non dormivano la notte perché avevano in testa lo sguardo di Kakà. I bambini piangono per Tonali e i tifosi del Milan avranno in testa lo sguardo di Tonali. Ora, non è la fine del mondo. Un grande club con le montagne gigantesche in mare di denaro di oggi ha non soltanto il diritto, ma il dovere di fare quello che meglio crede. Però è doveroso sapere cosa si sta facendo, perché poi lo si affronta al meglio. E questo tema, il tema Tonali, è un tema molto serio nella simbologia, nella mitologia, nella magia del popolo rossonero, il popolo dei 70.000 che c'è sempre stato da quando sono stati riaperti gli stadi. Dobbiamo saperlo, perché Tonali è un colpo bassissimo per il milanista. Dopo Ibra, dopo Maldini, della scomparsa del presidente Berlusconi, purtroppo è responsabile, tra virgolette, soltanto il buon Dio, quindi non possiamo metterla in conto a nessuno quella. Però sulla inizio estate frastornata dei tifosi del Milan si è abbattuto anche quello. E quindi noi dobbiamo sapere, e questo ci aiuterà a fare una squadra più forte, cosa che spero proprio che accada dell'anno scorso, ma che faremo una squadra più forte. Io purtroppo, voi a volte, e poi ne parleremo in coda al video, sarà il lato autoreferenziale del video, mi ingigantite troppo, ma non è che questi video o le chiacchierate che facciamo noi fanno il Milan. Non è che ci sia chissà quale influenza. Ah, Suma ha detto così, quindi no, Suma ha detto così, Suma la pensa così e tu la pensi così, appunto, fine, non succede nient'altro. Però ecco, dobbiamo sapere che da questo momento in poi sul mercato dobbiamo fare tutto bene e dobbiamo capire
che di qui in avanti nel nostro mercato ci sarà anche un lato emotivo. Il milanista in questo momento si sente giù, si sente fiacco e noi dovremo fare certamente operazioni funzionali, ma anche qualcosa che ridia la forza alla testa del milanista di rialzarsi. Perché questo è un momento di bassissima marea emotiva. Dal punto di vista tecnico, leggo che al posto di Tonali potrebbe arrivare al Milan Frattesi, non so se sarà così, a me sembrava che l'Inter fosse molto avanti, non lo so, non lo so. Commento quello che leggo. Io non so e non chiedo, commento quello che leggo, come vi ho detto da 4 anni a questa parte, da quando esiste questo canale. Tonali è un universale, Frattesi è un incursore, quindi è un giocatore diverso. Per cui non so se arriverà Frattesi, dovesse arrivare Frattesi sarebbe un giocatore comunque diverso da Sandro. Sto parlando dal lato tecnico, evidentemente il lato emotivo l'abbiamo già affrontato. Per cui bisognerà vedere eventualmente che idea di squadra ci sarebbe attorno. Leggo oggi di Lukaku, francamente, parlando con alcuni colleghi giornalisti bene informati, direi di no, che non è una pista, anche perché se al Milan dovesse davvero arrivare Marcus Thuram, con Thuram e Giroud il Milan ha il ruolo di prima punta totalmente coperto. E tu non puoi avere tre prime punte quando hai quattro centrocampisti da coprire, perché in questo momento noi abbiamo Tonali in uscita, Bennacer fuori fino a gennaio, Vranks e Bakayoko che non faranno parte del Milan della prossima stagione. In questo momento noi a centrocampo abbiamo Pobega e Krunic e eventualmente l'arretramento di Charles Cutlar. Ora, la cessione di Sandro non era in programma, non era in programma da parte di nessuno e so bene che tutti i tifosi del Milan, messi alle strette, un big deve partire, bisogna iniziare a fare player trading, bisogna iniziare a cambiare un po' pelle. La Juventus degli anni d'oro faceva così, cedeva Pogba, prendeva Higuaín, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene, però avessimo messo sul tavolo, che so, Theo Hernandez, Maignan, Leao addirittura, o chi volete voi, lo 0% dei tifosi milanisti avrebbe detto Tonali. Cioè, i milanisti alla fine, torto collo, una grande cessione, perché fa parte del calcio la grande cessione oggi. L'avrebbe, io ieri non ho fatto nessun paragone. Con al contrario, qualcuno ha detto ah, adesso fai paragoni con Lukaku De Ligt. Non avete capito niente. Allora, ho detto, le grandi cessioni sono state fatte in questi anni nel calcio. A Lukaku, a De Ligt, ad Hakimi, a Fabian Ruiz, a chi volete voi. Però non erano così giovani e non erano così simboliche come quella di Sandro. Ho differenziato le categorie, quale paragone? Così come 2 giorni fa dicevo Leonardo Boban Maldini non è andata, lo so bene che con Paolo Maldini il Milan è andato 3 volte di fila in Champions League e ha vinto uno scudetto, nessuno glielo toglie, nessuno lo nega. Non è, il mio non è andata si riferiva al feeling, alla visione. Di fatto, né Leo, né Zvone, né Paolo sono mai riusciti ad avere una solidarietà effettiva, una visione comune effettiva con quella della proprietà. E quindi rischiavi di essere un tantino bicefalo, poi al tifoso che gliene frega di essere bicefalo, al tifoso interessa vincere, però in quel senso intendevo io. Per cui oggi noi siamo di fronte evidentemente a un'estate nella quale è andato via tanto Milan, tanto, tanto, tanto Milan, e nella quale dobbiamo cercare di risalire la corrente. In una platea di tifosi assolutamente disorientata. Ripeto, questa non era una cessione in programma. Quando il presidente Scaroni parla a inizio giugno sul Corriere della Sera di qualche cessione, non si riferiva minimamente a Tonali.
E quindi sono quelle cose che ti vengono addosso durante il mercato. Mi ha ricordato molto e mi ha fiaccato molto come la vicenda di Thiago Silva, questa di Sandro. Perché poi quando ti arriva quell'offerta lì, tu puoi anche rifiutarla come avevamo fatto. Qualcuno mi ha scritto ieri, ah, tu avevi giustificato Ibrahimovic e Thiago Silva. Ma quale giustificato Ibrahimovic e Thiago Silva? Ragazzi, con questa attenzione morbosa e ossessiva alle cose che dico dovremmo anche un giorno smetterla, eh? Poi ce lo diciamo a fine video. Quando noi dicemmo no, teniamo Thiago Silva, in un attimo il suo procuratore, che era il brasiliano Gilmar Veloz, bussò all'allora Viaturati dicendo beh, allora ci dovete dare lo stesso ingaggio di quelli là. E quindi quando ti arrivano queste offerte, è chiaro che poi si ingenerano tutta una serie di spirali, perché poi il ragazzo, il nostro Sandro, rimarrà sempre il nostro Sandro, io non oso più, non avrò più la forza di guardare per tanto tempo il gol con la Lazio, perché sennò mi vengono i lacrimoni. E quindi il nostro Sandro è tranquillo, sta pensando all'Europeo Under 21, tranquillo nel senso che sta pensando all'Europeo Under 21. Chiaro che poi ci sono gli entourage. Perché ieri qualcuno diceva l'entourage è a Londra, ma non va a Beppe Riso a pranzo a Milano. Ma allora se l'entourage era a Londra, perché il Newcastle è venuto a Milano? Non lo so, poi dettagli, cose anche inutili. Però poi quando ci sono queste offerte c'è una fibrillazione tale che da tutte le parti in causa nasce poi quello che sta succedendo. È chiaro che per noi si prospetta adesso un'estate in cui ragazzi, abbiamo tanta corrente da risalire. Perché abbiamo, secondo me, da fare qualcosa sugli esterni difensivi, qualcosa in difesa al centro, abbiamo da fare, rifare praticamente tutte le fondamenta a centrocampo, l'attaccante esterno e la prima punta. Abbiamo tante cose da fare. E poi, a seconda degli orientamenti definitivi su Charles de Ketelaere, potrebbe aprirsi anche un tema di trequartista, come evidentemente si sta aprendo, perché l'apprezzamento per Arda Güler è forte. E quindi da questo punto di vista abbiamo tante cose da fare. Il lato economico, ripeto, 80 milioni mi sembra essere questo, il valore complessivo alla fine, poi bonus non bonus dell'operazione, è una cifra importante, non quella clamorosa che dovrebbe esserci se ti vendi un pezzo d'anima. Perché, ripeto, ci vuole tanto coraggio a fare quello che non soltanto il club, ma anche l'entourage di Sandro sta facendo. Ci vuole tanto coraggio, e però bisogna sapere che cosa si sta facendo, cioè è un pezzo della tua anima che si stacca. Esattamente come i bambini piangono, ma ce lo siamo già detti all'inizio video, come con Kakà. E è una cosa che, per carità, quella di Kakà era 2009, oggi siamo nel 2023, che le bandiere non esistono più, lo sappiamo da un pezzo, che siamo più scafati e disincantati, che il calcio è cambiato, lo sappiamo, quindi la scorza è un po' più dura, però eravamo tutti ricascati, c'eravamo tutti ricascati nell'innamorarci di Sandro. E adesso il calcio di oggi, perché io non parlo di Newcastle, non parlo di Milan, non parlo di entourage di Tonali, il calcio di oggi ce lo porta via. Perché è il calcio di oggi. E quindi noi adesso dobbiamo sapere che, ragazzi, ci mettiamo l'elmetto e risaliamo la corrente. La corrente dell'amore dei tifosi è contraria, è disorientata, è frastornata e dobbiamo saperla affrontare. Da club che deve essere coraggioso non soltanto nelle scelte, ma anche nelle traiettorie, nella quotidianità. Perché sapere qual è il clima. Noi oggi, tutte le volte che dobbiamo spostarci di casa, consultiamo il meteo, no? I siti di meteo sono molto appetiti. E noi oggi, da qui in avanti, dobbiamo sapere, io sto cercando di raccontarlo, sapere il clima che abbiamo attorno. Ed è un clima che dobbiamo saper affrontare. Facendo bene e dimostrando di poter costruire a questo punto una squadra più forte dell'anno scorso.
perché il valore di Tonali dal punto di vista tecnico è gigantesco. Però ci sono casi in cui sono andati via giocatori importantissimi, sono stati sostituiti e le squadre sono rimaste competitive e forse anche di più. Quindi di insostituibile tecnicamente non c'è nessuno. Diciamo insostituibile emotivamente invece è un altro discorso. Quindi io sto parlando di clima emotivo, non di clima tecnico. Noi con l'elmetto dovremo comunque affrontare la prossima stagione. Eravamo tutti persi, sbigottiti dopo la cessione di Kakà. Eppure dopo la cessione di Kakà, a metà marzo eravamo un punto dal primo posto. E se non ci fossero stati gli infortuni di Nesta e Pato, avremmo lottato per lo scudetto contro l'Inter di Mourinho del 2010 fino all'ultima giornata. Quindi nulla è perduto, non è successo nulla di drammatico dal punto di vista tecnico-competitivo, se sapremo far bene di qui in avanti sul mercato. È successo qualcosa di toccante dal punto di vista emotivo. Ho parlato anche troppo. Ragazzi, io non voglio che questo canale si trasformi in un bersaglio. Siccome sapete dove trovarmi, dove colpirmi, venite a minacciarmi. Non va bene. Quindi, ma io non ho nessuna paura di nessuno perché so che sono sfoghi. Però non va bene. Io ho appena detto come la penso, ho delineato uno scenario, ho delineato una situazione. Si può essere d'accordo, si può non essere d'accordo, ma non è che attorno a ogni mia virgola ci può essere quell'attenzione morbosa, assillante, ossessiva che vedo. Tu hai detto 10 anni fa, tu hai detto una settimana fa. Così non si può andare avanti. Quindi da parte mia non c'è mai nessuna paura di nulla. Io ripeto, continuate a chiamarmi direttore. Dal 30 giugno 2016 non esiste più la testata giornalistica Milan Channel. C'è Milan TV che è un canale interno al club. La testata giornalistica Milan Channel non esiste più, non sono direttore, non fatemi protagonista. Io sono un lavoratore, ho diritto di fare il mio lavoro come te, come lui, come l'altro. Ogni cosa che scrivete è un processo ad ogni mio atteggiamento, ad ogni mia virgola. Ragazzi, se vivete meglio senza ascoltare me, ragazzi, il bello di YouTube, dei media sportivi, dell'opinionismo in generale, ci sono tanti canali. Trasformare ogni cosa che dico in un capo d'accusa, francamente no. È il mio lavoro, è la mia famiglia, è la mia professione, le mie sopracciglia, le mie parole, il mio atteggiamento, è la mia salute, le minacce, no, ragazzi, no. Ripeto, nel 2012 su Thiago Silva, che mi ha ricordato questa vicenda di Sandro, trovate un canale tematico che abbia fatto mai una copertina anche vagamente di pressione sulla società. E attenzione, quando io feci presidente Lotenga, andammo insieme a Claudio Lippi in regia a mettere quella grafica, quasi a braccetto. Quel momento mi è molto caro e mi è molto forte ricordarlo. Io poi non ricevetti la reprimenda, la risposta del presidente Berlusconi o la reprimenda di Adriano Galliani. Ricevetti le telefonate preoccupate dei dipendenti del Milan che, obtorto collo, preoccupati per la continuità aziendale, ritenevano necessaria la cessione di Thiago Silva. Quindi, però io lo feci per i tifosi. Quindi di paura non ne ho mai avuta. E non ne ho nei confronti di nessuno. Però, ragazzi, confrontiamoci sulle opinioni. Se continuate a personalizzare gli attacchi contro di me, e poi ciascuno di noi ha diritto di vivere la sua vita, ragazzi. Smettetela di starmi così addosso e di pensare che io abbia in mano le sorti del mondo. Ieri uno mi ha scritto fatti trovare. Un altro mi ha scritto faccia qualcosa. Ma cosa vuoi che faccia? Amico milanista, fratello milanista, cosa vuoi che faccia? Io dal 1 luglio del 2016 ho la fortuna e l'orgoglio per il Milan di condurre programmi, di fare collegamenti, di realizzare prodotti editoriali, di fare qualche editoriale. Ne sono felice, ne sono orgoglioso, ne vivo molto meglio rispetto a quando facevo il direttore. Ma
sono un professionista, sono un lavoratore, non entro nelle vicende di mercato, non determino le vicende di mercato, non influenzo le vicende di mercato. Se riuscite a vivere me e questo canale in maniera equilibrata, bene, altrimenti ragazzi diventa dura per tutti, soprattutto per me se permettete. A domani.